あ Storia, quella che può sempre iniziare senza dimenticare la responsabilità dei colpevoli e le vittime dell'ingiustizia se si superano le rigide chiusure di mondi che rifiutano di incontrarsi, di parlarsi, di ascoltarsi. È il grande tema, oggi più che mai dibattuto anche a livello istituzionale e sociale, della giustizia riparativa. E così un'altra storia inizia qui: La giustizia come ricomposizione è stato il titolo della seconda edizione della Martini Lecture. Promossa dal centro Carlo Maria Martini, in collaborazione con l'Università degli Studi Milano-Bicocca, la Fondazione Carlo Maria Martini, Bonpiani e il patrocinio della Diocesi di Milano. Relatori di eccezione della mattinata di studi svoltasi presso l'Auditorium dell'Ateneo, Marta Cartabia, Presidente merita della Corte Costituzionale, e Adolfo Ceretti, Docente di Criminologia dell'Università Milano-Bicocca. Quello che stiamo vivendo è un momento che interpreta in modo efficace l'intento della nostra fondazione, facendo interagire il pensiero del cardinale e la sua testimonianza con persone che vogliono assumere le proprie responsabilità nel mondo d'oggi. Spiega padre Carlo Casalone, presidente della fondazione intitolata Martini. Un tema, quello della giustizia, che fu molto caro al cardinale fin da giovanissimo e che divenne poi un pensiero profetico su quella che oggi chiamiamo appunto la giustizia riparativa. Il pensiero profetico del cardinale illumina tutti i nostri cammini e permettetemi di citare alcune sue parole che leggo naturalmente, sono parole del 1997. Eh, occorre fare uno sforzo, pur se talora imperfetto, di far corrispondere a dei delitti delle riparazioni che restaurino l'equilibrio violato, non solo in generale, ma nel rapporto tra offensore e offeso, tra delinquente e persona o gruppo colpito dal delitto. Ecco, in queste parole c'è già un programma che eh, rivoluziona completamente eh, il pensiero che per centinaia di anni noi abbiamo prodotto nel campo della giustizia, costruire una giustizia orizzontale, una giustizia dell'incontro. E eh, diciamo che l'impegno che negli ultimi 25 anni della mia vita ho cercato di profondere in questo senso eh, si è articolato in tantissime eh, diramazioni, eh, dal piccolo eh, al grande, e eh, in ognuno di questi passaggi, sicuramente la figura di Martini è stata presente. Richiamando le frequenti presenze nelle carceri dell'allora arcivescovo, che proprio a San Vittore volle compiere la sua prima visita sita pastorale. La Presidente Merita aggiunge l'azione del visitare, secondo la logica evangelica di Matteo, è la fonte del suo pensiero. Il concetto della giustizia riparativa è certamente questione che eh, ora è sul tappeto, ma che già vent'anni fa il Cardinale Martini intuì ancora prima, pensiamo agli anni terribili del terrorismo e poi al cammino che fece anche eh, con alcuni dei terroristi. Ecco, come leggere questo sguardo anche profetico del cardinale? Il cardinale ha avuto delle idee fortemente innovative che sulla giustizia, sul significato della giustizia punitiva, della giustizia penale che pescano sia dalla sua conoscenza diretta del carcere. Lui ha visitato il carcere più volte sin dalla sua prima uscita come arcivescovo di Milano sia dalla riflessione che ha fatto sui testi biblici e lì potremmo utilizzare un'espressione di Papa Francesco che non a caso è gesuita come lui in cui si è colto si coglie nella sua riflessione che il problema non è tanto quello di punire rendere giustizia non è tanto quello di una punizione fine a se stessa, ma di rendere giustizia alle vittime. Ecco, questo duplice sguardo sulla persona, chi ha commesso il delitto e chi eh, eh, ne ha subito le conseguenze con lo sguardo di, rivolto al futuro per ricreare un legame che è stato rotto. È il contenuto essenziale del suo messaggio e quello ha portato ad approdare alle espressioni della giustizia riparativa che hanno tracce nella Bibbia e anche tante esperienze nella storia. Insomma, occorre parlarsi, riconoscersi, riconciliarsi. Riconoscimento come sincera autocritica da cui iniziare un cammino e una ricostruzione dei luoghi spezzati. Secondo lei, come criminologo, come docente, eh, come anche uomo, voglio dire, attento a queste tematiche, c'è sensibilità nei nostri apparati istituzionali? Guardi. Eh... Viviamo un periodo di grande ambivalenza e di grande ambiguità perché eh, mai come oggi eh, si sono costruite sensibilità capaci di portare questi eh, temi eh, alla dignità di essere iscritti in normative, soprattutto a livello europeo e a livello internazionale. Contemporaneamente eh, è sotto gli occhi di tutti un desiderio, eh, diciamo, abbastanza diffuso da parte dell'opinione pubblica, eh, di vendetta, di eh, penalizzazione, eccetera. Ecco, eh, è in questa contraddizione che noi naturalmente siamo chiamati a, a lavorare. Io sono eh, ottimista perché ci sono voluti tanti anni eh, per riuscire a portare eh, ormai a livello universale l'idea che la pena deve avere una funzione rieducativa. Riusciremo anche a a costruire percorsi riparativi.